Un saluto a tutti gli amici appassionati da parte dello staff Bell Racing. Oggi andremo a vedere nel dettaglio il funzionamento del sistema visiera SAI, il sistema visiera che Arai adottava prima dell'introduzione del nuovo sistema visiera VAS, Variable Assist System. La visiera SAI appunto permetteva di essere operata con una semplice pressione del dito, la visiera veniva bloccata per evitare aperture accidentali. Spostando il demist look in avanti e tirando leggermente verso l'alto, questa poteva essere posizionata in fessura per permettere la posizione antiappannante e un po' più di ventilazione, ma rimanendo comunque bloccata sempre per evitare aperture accidentali. Per quanto invece riguarda l'apertura visiera a cui tutti siamo abituati, era sufficiente tirare verso l'esterno per operare normalmente. Per quanto riguarda invece la sostituzione della visiera, a visiera aperta vediamo uscire dai supporti esterni le due levette Lever Release System. Appunto sarà sufficiente andare a sollevare la levetta per andare poi a rimuovere la visiera. Viceversa, per andare nuovamente ad inserirla, assicuriamoci di mantenere un angolo di 45 gradi. Su questo casco abbiamo montato appositamente dei supporti fumé per permettervi di visualizzare anche il meccanismo interno. Dobbiamo semplicemente assicurarci che questa curva vada ad appoggiare sul cilindro interno del supporto esterno, quindi con una pressione in questa direzione andiamo a premere e poi semplicemente quando siamo appoggiati, mantenendo la pressione, andiamo a chiudere la visiera. Ci assicuriamo che il funzionamento sia efficace e in questo modo siamo assolutamente certi di aver svolto correttamente l'operazione. A proposito di montaggio e smontaggio della visiera SAI, ho anche il piacere di ricordarvi del grandissimo campione Mick Doohan, 5 volte campione del mondo, che prima di ogni gara si faceva portare direttamente sulla linea di partenza due visiere SAI di diverse tonalità per poter scegliere all'ultimo momento prima della partenza quella che gli sembrava più consona in base alla condizione di luce. In particolare lui la sostituiva direttamente con il casco indossato. Era infatti sufficiente sollevare la visiera, assicurarsi che le due levette Lever Release System fuoriuscissero, tirare verso l'alto e andare ad aprire ulteriormente la visiera per andare a rimuoverla. Viceversa, sempre con il casco in testa, Mick andava semplicemente a posizionare la visiera e, premendo, come dicevamo prima, a riapplicarla. Quindi appunto un sistema estremamente rapido, veloce e soprattutto sicuro, dal momento che l'utilizzo dei supporti esterni permette ad Arai di mantenere una misura della calotta interna e uno spessore sempre omogeneo in qualsiasi punto della calotta senza andare a ricavare degli scassi che appunto andrebbero ad assottigliare la calotta interna e quindi a diminuire la capacità di assorbimento del casco. Ora qualche consiglio sulla manutenzione ordinaria del nostro sistema visiera SAI per assicurarci che questo funzioni sempre nel modo più fluido possibile e nel modo più efficiente possibile. E in particolare sarà sufficiente assicurarci che il meccanismo interno sia sempre pulito e lubrificato. Per andare appunto a pulire e a lubrificare il meccanismo andiamo a rimuovere la visiera. Sarà necessario un banalissimo cacciavite piatto e andando a sollevare la levetta vedete che è presente questa molla rossa. Io con il cacciavite vado a premere verso l'indietro questa molla, posso premere sia nella parte inferiore che superiore e premendo il supporto esterno appunto viene rimosso. Assicuriamoci sempre di mantenere il meccanismo ben pulito, utilizziamo sempre acqua e sapone neutro in quanto i prodotti chimici potrebbero danneggiare irreparabilmente le plastiche che Arai utilizza e in particolare dopo la pulizia andremo ad applicare una goccia dell'olio siliconico che troviamo all'interno di tutte le confezioni Arai nei due cilindri del supporto interno e nel meccanismo a molla rosso che appunto andiamo a premere per rimuovere il supporto esterno. Quando ci siamo assicurati che il meccanismo è correttamente lubrificato, possiamo andare ad applicare un'ulteriore goccia all'interno di questo scasso visiera, che per l'appunto è lo scasso all'interno del quale scivola il supporto interno e che appunto riceve le maggiori sollecitazioni
durante l'utilizzo. Per riapplicare il supporto esterno sarà sufficiente andare ad ancorare la linguetta superiore nella parte superiore del supporto interno, posizionarlo correttamente e premere con decisione nella zona della molla rossa. In questo modo, tirando leggermente verso l'esterno, ci possiamo assicurare che il supporto esterno sia ben saldo e posizionato correttamente, per poi andare nuovamente ad installare la visiera. Quindi assicuriamoci che questa spalla appoggi correttamente andando a premere con un angolo di 45 gradi verso il supporto interno cilindrico. Una volta che siamo assolutamente certi di essere appoggiati, andiamo semplicemente a abbassare la visiera e, come potete vedere, questa è correttamente montata. Andiamo ad effettuare la stessa operazione sul lato destro del casco e assicuriamoci il corretto funzionamento della visiera dopo lo smontaggio. Andiamo a rivedere la stessa operazione vista da di fronte per appunto sottolineare l'importanza di prima andare ad applicare la linguetta superiore nell'apposito scasso per poi posizionare il supporto esterno e andare a premere nella parte inferiore. Controlliamo sempre che l'installazione sia andata a buon fine. È appunto importante applicare prima sopra e poi sotto proprio per essere sicuri di non andare a danneggiare il supporto esterno. Grazie per averci seguito, vi diamo appuntamento al prossimo video con i consigli di Bell Racing. Alla prossima!